Buongiorno e bentrovati in questa edizione di Mattino 6 mercoledì 6 giugno 2018. Tra poco sfoglieremo i quotidiani locali, vedremo le prime nazionali, chiaramente grande attenzione sulla fiducia che è stata votata ieri in Senato per il neo governo giallo-verde del presidente Conte. Per quanto riguarda le notizie locali, chiaramente grande spazio ancora sui fatti accaduti a Pescara con l'intossicazione che ha interessato centinaia di bambini delle scuole pescaresi dovuta ad un batterio. Questo è risultato dalle analisi. E infatti partiamo proprio dalle prime pagine locali con l'edizione Pescarese del Centro. L'apertura è proprio dedicata a questo fatto. Intossicati identificato il batterio, scoperta la causa dei malori tra i bambini, non è eh, salmonella. Poi sotto la testata il governo Conte si presenta al Senato, vicini alla gente, previdenza, riforma delle pensioni, ecco tutte le novità. La bimba malata raccolti 5.000 euro per la festa della piccola Noemi Sciarretta e poi eh, altri Titoli in basso, intanto la foto notizia, il bel gesto di eh, Ginoble del eh, volo, Gianluca Ginoble canta per 300 eh, disabili al campus del Rotary Abruzzo Marche. Poi eh, un altro fatto che mh, avrà grande eco sui quotidiani eh, eh, nazionali, eh, l'impresa eh, di Marco Cecchinato, eh, Cecchinato Ole un italiano eh, in semifinale dopo 40 anni, ieri ai quarti del Roland Garros ha eh, eliminato, infatti, in quattro set. Eh, Nole Djokovic, una grande eh, impresa per lui che ora affronterà l'Austriaco team in eh, semifinale. E poi ancora, eh, sempre di eh, spalla, sempre per lo sport Dilettanti, annunziata il re del gol eh, in Abruzzo. E poi ancora, eh, vediamo mh, alcuni eh, richiami eh, a Francavilla. Piscina venduta per 3 milioni, l'acquirente è De Cesaris. Università di Teramo, Mastrocola, Rettore, subentra a D'Amico. Calcio a 5, l'Acqua e Sapone stasera in campo per lo Scudetto. Si giocherà gara 4 al Pala Giovanni Paolo II. Se l'Acqua e Sapone vince si aggiudicherà anche il Tricolore. In basso il Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, il grande fratello del Tarzan. Fantoziano. E procediamo ora con l'edizione teramana del centro. Vediamo il titolo d'apertura dedicato alle imminenti comunali a Teramo. Futuro sindaco, ecco le priorità. Team, sociale, scuola e manutenzioni. A Teramo mai tante emergenze. E poi la foto notizia: Università di Teramo, il nuovo rettore. E Mastrocola eh, Mastrocola battuto di un soffio lo eh, sfidante eh, Mangiameli e poi a mh, Tortoreto causò la morte di un motociclista patteggia eh, 20 mesi a Giulianova aumentano le rette degli asili ed è eh, protesta e per il calcio Zichella a Teramo mh, De Cecco entra nel eh, Giulianova Zichella a Teramo si tratta dunque di una conferma per l'allenatore dell'ultima giornata di eh, campionato mm, campionato che si è eh, chiuso Quasi un mese fa. Per i eh, biancorossi. E ora l'edizione di Chieti Lanciano Vasto del eh, centro: l'apertura eh, ragazzina violentata, altri cinque sospettati. A vasto indagini sul ruolo di tre giovani vastesi, tutti amici degli arrestati. Poi, la fotonotizia eh, San Giustino ritrova il suo tesoro. Ecco la eh, tela eh, restaurata. Salvata l'opera eh, d'arte di eh, Chieti. e Sempre a eh, Chieti. Eh, piscina svolta in cinque mesi atleti triplicati eh, Università di Teramo abbiamo eh, detto il guardiese Mastrocola nuovo rettore a San Salvo alla Pilkington rinnovo impianti per 30 milioni mm, è... Ora chiudiamo con il centro, con l'edizione uh, Aquilana, eh, con l'apertura, eh, centro storico, l'elenco dei guai, All'aquila eh, soldi a Rilento per chi è ehm, rientrato, eh, l'ira di eh, negozianti e eh, residenti. E poi... La eh, fotonotizia Simone sfiora la vittoria, Stefania e io contro eh, tutti. Eh, L'Aquilano, eh, o meglio l'Aquila protagonista al grande eh, fratello con la Durso. Qui vediamo questa foto con Barbara Durso con eh, la parlamentare Stefania Pezzopane e il compagno Simone Coccia eh, con l'aiuta. E poi eh, ad Avezzano eh, misteriosa strage di eh, pesci eh, nel eh, Fucino a eh, sul Mona la eh, protesta blocca il taglio degli alberi e a Castellafiume vola mh, dal viadotto col tir grave il papà del Sindaco. Ed ora vediamo la prima pagina del Messaggero Abruzzo, l'apertura Mense sotto accusa la carne, individuato dalla ASL, il batterio responsabile dell'infezione che ha colpito 180 alunni e insegnanti il centro cottura nel Mirino dell'Inchiesta. Storia di un appaltito con molte eh, ombre. E poi a Vasto la ragazzina violentata con i Ricatti Hard, l'amico che ha dato ad Antonella il eh, coraggio di eh, denunciare. Poi sotto. La attestata eh, l'arma in eh, festa, reati in calo per i carabinieri. L'Abruzzo è un po' più eh, felice. San Buceto in arrivo, eh, nuovi iper, assunzioni in vista. Il sindaco incontra le eh, aziende, poi per lo sport, futsal, entusiasmo, acqua e sapone. <coughs> è la notte dello eh, scudetto, tutto esaurito a Pescara per la eh, gara 4 che potrà segnare il tricolore dopo la Coppa Italia alla squadra del Patron Barbarossa che dunque eh, sogna eh, la doppia. Coppa Italia e soprattutto lo Scudetto, il titolo maggiormente inseguito. Di spalla, imprese 540 chiusure. La regione non compete. Trimestre nero dei dati della CISL, tasse e credito. Le cause. In taglio medio la foto notizia: cantieri e code e bufera sulle autostrade, strada dei parchi impossibili, sconti sui pericoli. Pedaggi. E poi torniamo alla cronaca, Delitto Neri caccia alla donna dell'ultimo incontro, una eh, traccia di DNA svela la possibile eh, testimone chiave, convocate tutte le amiche di eh, Alessandro. A eh, Teramo, pirata della strada di 80 anni, patteggia eh, la eh, pena e poi in basso, come abbiamo già visto, di nuovo a strocola il nuovo rettore all'Università eh, di mh, Teramo e ora siamo proprio sulla città ed è questo proprio il titolo d'apertura sul quotidiano della provincia di Teramo, magnifica continuità, il prorettore Dino Mastrocola sarà il prossimo rettore in continuità con D'Amico fino al 2023. E poi sotto la testata la cronaca parcheggiato in psichiatria in attesa di una diagnosi il caso del giovane aggressore di Via Po e poi ancora la tragedia a Teramo folla adorata ai funerali della mamma morta nel sonno e poi ancora di spalla a Roseto degli Abruzzi Daspo Urbani a Extrema Razio contro la Movida Molesta a Tortoreto, Rugbista ucciso ottantenne, patteggia omicidio mh, stradale e poi ancora a Giulianova il sindaco prova a rimuovere il bagno mh, vietato sotto la fotonotizia Vongole a rischio ripascimento lungo le spiagge è iniziata l'operazione di salvataggio. Infine eh, un paio di eh, richiami a piedi pagina. Eh, ad Atri eh, Sisma iniziati i lavori in cattedrale per lo sport Teramo Zichella, allenatore del diavolo, mai avuto alcun eh, dubbio, le prime parole da tecnico confermato eh, per Giovanni eh, Zichella. Lasciamo i quotidiani locali, ora sfogliamo le prime pagine dei... Quotidiani eh, nazionali e siamo sul eh, Corriere eh, della eh, Sera. Eh, fiducia a Conte, siamo populisti. Il Premier apre a Mosca a rivedere le sanzioni. Tagli alle pensioni d'oro, DASPO per i corrotti, un intervento di 75 minuti, misure rivoluzionarie e pace fiscale. Renzi, siete voi il potere, niente sconti. Sotto la testata addio a Pier Carniti, il sindacalista dell'Unità, storico leader della CISL. E poi scendendo a centro pagina, ve l'ho preannunciato in, su tante testate nazionali questa impresa di cecchinata troverà vasta eh, eh, eco impresa di Cecchinato a Parigi, il sogno azzurro dopo 40 anni al Roland Garros battuto Djokovic, eh, ora è semifinale non accadeva eh, dal eh, 78 e poi ancora sempre in eh, taglio medio salta la riforma sui migranti asse con eh, l'Italia, la UE si spacca sul trattato di eh, Dublino e siamo ora su um, Repubblica Conte la Russia paese amico e sui migranti sarà linea dura il premier ottiene la fiducia al Senato con 171 voti, 25 astensioni, 117 no. Liliana Segre ehm, la ehm, senatrice a vita Liliana eh, Segre sfida Salvini mai leggi speciali sui eh, Rom e qui eh, vediamo ehm, la foto che ritrae il premier con i eh, eh, suoi eh, vice e leader politici eh, Salvini e eh, Di Maio. E poi ancora in basso, eh, cecchinato, l'intruso eroe, la terra di Parigi diventa oro, batte Diocovic ed è eh, semifinale nell'articolo eh, firmato da una eh, penna davvero prestigiosa, qual è quella di eh, Gianni Clerici. Avanti con la stampa, Conte si presenta, siamo populisti ma non razzisti e apre alla Russia, il centrodestra si frantuma, Savona chiede le deleghe, Renzi c'è un caso 30 e la Segre gela i leghisti. Poi ancora di spalla, anche in questo caso l'impresa al Roland Garros, cecchinato nella storia, batte Djokovic e vola in eh, semifinale. Ehm, scendiamo anche in eh, basso il reportage eh, della eh, stampa nella Slovenia a profughi zero dove è nato il patto dei eh, sovranisti. E siamo ora sul eh, fatto quotidiano, ecco eh, l'apertura, eh, fiducia a Conte, porti chiusi, poliziotto buono e poliziotto eh, cattivo. I riferimenti sono al, eh, preme, al Premier Conte e al eh, Vice Ministro ehm, con delega agli eh, interni eh, Matteo eh, Salvini. Il Premier tiene discorsi eh, equilibrati in Parlamento, lotta alla povertà, all'evasione, alla corruzione, ai conflitti di interessi. Poi Salvini copia miniti, niente eh, approdi eh, ai eh, migranti. E poi c'è il punto di vista di Peter Gomez. Ora, eh, finalmente si parla, eh, di Uh, mafia e proseguiamo, siamo sul Messaggero, ecco il titolo d'apertura. Noi populisti ascoltiamo la gente, il governo Conte ha incassato la prima fiducia al Senato con 171 sì, 117 no e 25 astenuti. Il Premier Stop al business migranti, tagli alle pensioni d'oro, basta, sanzioni alla Russia. Sotto la testata seria svolta in Lega, Dio a Media Pro riparte la trattativa per i diritti TV e poi l'evento. Russell Crowe torna gladiatore non per soldi, ma per eh, amore. E poi. Eh, scendiamo verso il centro. Pagina: eh, Immigrati, salta la riforma di Dublino. l'asse Italia, eh, Italia, Visegrad, spacca il fronte Unione Europea. E poi in taglio eh, medio: eh, Parigi, 40 anni dopo, un italiano in semifinale. Il palermitano cecchinato batte Djokovic come Barazzutti. È un sogno. E poi la cronaca a Roma: uccide un paziente mentre mostra la pistola al medico. Dramma a Roma: la vittima è un pensionato a sparare un vigilantes che chiedeva il porto d'armi e poi in basso le nuove norme: vietato il bikini, il MeToo cambia Miss America. E siamo ora. Alla eh, prima pagina eh, del mattino il quotidiano ehm, eh, di eh, Napoli, fiducia a Conte, il caso Sud, dimenticato nel discorso al Senato, poi arriva la replica, il mezzogiorno inserito in tutto il contratto. Il Premier, noi populisti, no, ascoltiamo la gente, via le sanzioni alla Russia, la, mh, le correzioni eh, di eh, Salvini. E poi in taglio medio, anche in questo caso l'impresa di Cecchinato, storico Cecchinato alla conquista di Parigi e poi ancora maestre campane dal nord rientrano solo eh, 230 su 4.000, chiuse le piante organiche delle elementari, cattedre limitate anche in Puglia e eh, Sicilia. E ora il sole 24 ore, ehm, ecco qui, eh, l'apertura eh, pensioni quota 100 taglierà eh, l'assegno. Il ricalcolo con il sistema contributivo ridurrà l'importo mensile con la penalizzazione possibile contenere la mh, spesa in 5 eh, miliardi. E la Lega punta a limitare eh, l'assistenza. Il 5 Stelle vuole la pensione di eh, cittadinanza. E poi ancora al eh, Senato. Eh, la eh, prima fiducia a Conte sull'euro lo spread non eh, perdona eh, ecco il eh, presidente del Consiglio con eh, alcuni eh, dati a ieri lo spread a 240 la borsa di Milano in calo dell'1,18% ehm, eh, l'euro a 1,17% rendimento BTP 2,764% eh, 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 andiamo ora mh, al eh, tempo la prima pagina del tempo Tempo. Il Conte è servito, passa la fiducia, il governo in Cassa di Libera dal Senato con 171 sì. Oggi la Camera nel discorso inaugurale del Premier Luci, immigrati e appalti e ombre, eh, giustizia e eh, fisco. E Poi l'abbiamo visto anche sul messaggero, parte un colpo ucciso in ambulatorio, dramma in uno studio medico a Roma, paziente eh, muore per uno sparo accidentale. E siamo ora su Libero. Ecco l'apertura. Svolta epocale: Italia, Austria e Ungheria si battono insieme contro l'immigrazione. Salvini, Orbán e il ministro di Vienna. Rivoluzione sui clandestini. La Corte UE coccola i gay. Se il profugo è uomo, devi eh, tenerlo. E poi mh, una serie di eh, punti eh, di vista. Eh, quello di Pietro Senaldi: Conte parla per più di un'ora senza eh, dire eh, nulla nel corso del discorso al Senato per la fiducia e poi la fatica di vivere solo il lavoro da dignità agli uomini di Vittorio Feltri. Eh, andiamo ora sull'avvenire eh, eh, vediamo il titolo d'apertura eh, si eh, cambia senza slanci la prima fiducia del governo Conte che rivendica il populismo, il Premier promette concretezza e la realizzazione del contratto, nel discorso al Senato il Presidente del Consiglio rilancia su temi economici, giustizia, riforme in Europa stop al business delle migrazioni e rimozione delle sanzioni eh, contro eh, Mosca e poi eh, a centro Pagina, Suora Coraggio in centrafica Libri per la Pace. Suor Berini, premiata dagli Stati uh, Uniti. E poi il vertice, l'UE divisa eh, sui eh, migranti, tentazione di eh, chiudersi a Lussemburgo: no alla riforma del trattato di Dublino. A Roma: eh, caso eh, Balotelli. E poi mh, andiamo con il eh, manifesto, ehm, eh, siamo. All'apertura del eh, manifesto dunque sorvegliato eh, speciale a larga eh, maggioranza con 171 voti a favore, 117 contrari, 25 astensioni. Il governo Di Maio Salvini ottiene la fiducia del Senato. Il Presidente del Consiglio Conte in un lungo discorso fa lo slalom tra i temi dell'accordo di programma. L'applauso alla eh, senatrice eh, Segre. E poi eh, sotto la testata riforma di Dublino la eh, UE si. Eh, disintegra, fallisce il vertice dei eh, ministri eh, dell'Interno. Mm, e andiamo a chiudere con La eh, Verità, il eh, quotidiano diretto da eh, Maurizio eh, Belpietro. Ecco eh, l'apertura. Cosa cambia col governo eh, del cambiamento? La prima volta a Palazzo Madama. Conte si sì, intesta l'etichetta di populista, ribadisce tutti i punti del contratto: sia flat tax, reddito di cittadinanza, lotta al business dell'immigrazione. Apertura alla Russia e cautela sull'Europa. Restano dubbi sulle coperture, ma i pentaleghisti vanno avanti e poi una foto notizia, Farinetti saluta Renzi, ha sbagliato, tifo 5 Stelle Lega e poi in, in taglio medio l'Italia fa saltare l'accordo sugli immigrati, paesi dell'est, Spagna e Austria eh, sulla linea Salvini, bloccata la riforma del trattato di eh, Dublino. Possiamo ora eh, tornare eh, sul eh, centro, iniziamo a, a sfogliare le pagine dei quotidiani eh, locali, eh, anche se in questo caso viene eh, appunto, eh, analizzata la nuova eh, previdenza eh, con eh, le eh, ipotesi in campo, eh, in particolare Quota 100, Quota 100 torna alla pensione eh, d'anzianità, è la misura più importante prevista dal governo Conte in lista la proroga dell'opzione donna e l'abolizione dell'ape sociale. Qui vediamo. Questa tabella eh, ripilogativa eh, che andrebbe a, a riformare in alcuni punti la eh, fornero, quota 100 e la somma tra età anagrafica minimo 64 anni e anni di eh, contribuzione. Poi eh, proroga dell'opzione donna, la possibilità per le donne di uscire con 57 anni e 7 mesi di età mh, e 35 anni di contributi accettando un assegno calcolato interamente con il sistema contributivo. E poi ancora stop all'ape sociale e pensione di eh, cittadinanza, questi altri eh, punti. E poi eh, in ehm, taglio medio leggiamo taglio, ehm, tagli in arrivo ai vitalizi degli ex consiglieri regionali, la misura interessa anche eh, gli ex eh, parlamentari. E poi ancora eh, in 400.000 sono a riposo da oltre 38 anni, molti lavoratori hanno passato in pensione più del doppio del tempo trascorso in eh, attività. Poi ancora a pagina 3, eh, ehm, dopo il caso ehm, di Pescara, come difendersi dai eh, pericoli del cibo? Parla il professor Paparella, preside di Bioscienze eh, a eh, Teramo. Sono in aumento, dice. Eh, paparella, le eh, tossinfezioni da prodotti di origine vegetale come la frutta tagliata, le semiconserve casalinghe che non sono state acidificate. Ai primi sintomi, rivolgersi al medico e descrivere con precisione gli alimenti ingeriti. Purtroppo alcune malattie hanno tempi di incubazione eh, lunghi. Eh, poi in basso, le malattie più eh, frequenti, eh, batteri, virus e funghi in agguato eh, dalla lista. Misteriosi alla Salmonellosi, ehm, al primo posto c'è il Campilo Bacter avanti eh, pagina Abruzzo pagina eh, 12 nasce la eh, filiera eh, delle carni del cinghiale abruzzese gli assessori Pepe Berardinetti vogliamo trasformare il problema in risorsa la regione stanzia risorse aggiuntive mh, anche per la eh, prevenzione degli eh, incendi e poi eh, di spalla eh, raccolti 5000 euro per il compleanno di eh, eh, Noemi in basso l'allarme della CISL Abruzzo, l'economia raccolta Rallenta ancora, non siamo eh, competitivi. E ora le pagine eh, di eh, Pescara: eh, bambini intossicati. La ASL ha identificato il eh, batterio. Primi risultati degli esami, esclusa la salmonella, in ospedale: 180 eh, pazienti e la eh, gastroenterite, arriva, eh, che arriva dall'est, eh, eh, la eh, campilobatteriosi è molto diffusa in Europa, ma fortuna aggiungiamo noi, eh, non è eh, pericolosa. Avanti ancora e dopo lo spavento, le denunce dei genitori, inchieste per lesioni, madri e madri in procura per le querele. Già da questa mattina Nassa anche nel secondo centro cottura sotto accusa il tacchino. E poi la Cirfood che replica: abbiamo rispettato le norme igieniche, l'azienda che fornisce i pasti nelle scuole, annuncia una indagine interna. E poi ancora gli effetti sulle famiglie, la paura svuota le scuole, alla Fellini solo un bambino. Avanti ancora, sempre ehm, restando in argomento oh, la presa di posizione di tante mamme, rivolgiamo le cuoche nelle scuole. Le richieste al sindaco Alessandrini che ieri ha incontrato le famiglie in ospedale: i nostri figli hanno rischiato di morire via i catering o non paghiamo più le erette. E poi eh, a Montesilvano, in tutto questo contesto, cosa accade: tagliatelle all'uovo con puntini neri, paura a Montesilvano. Proseguiamo, cambiamo argomento a pagina 18, porta nuova, bagnanti sulla spiaggia del cantiere. Foschi annuncia una segnalazione alla capitaneria per la mancanza di controlli e aggiunge con le prescrizioni della ASL stagione compromessa fino al 26. Pagina 19, viabilità, viale eh, Muzi, ancora 10 giorni per la pista ciclabile. Il Mobility eh, Manager Pardi, eh, manca soltanto la segnaletica, dopo il nodo dei commercianti al tracciato, Mugugu, segnano eh, i eh, ciclisti. E poi ancora a eh, pagina 20 i ragazzi del classico in bici sulle rive del Reno, l'impresa di 40 studenti del D'Annunzio per la giornata della bicicletta. 5 giorni in sella, 250 km da Basilea al Parlamento di eh, Strasburgo. Ecco alcuni eh, momenti di questa eh, lunga eh, passeggiata ehm, con destinazione appunto a eh, Strasburgo. E poi in taglio medio eh, all'alberghiero, eh, una panchina per... Per tutti nell'orto didattico di Via dei Marsi il dono di una docente in memoria del maratoneta Piero De Flavis. ora le pagine di Montesilvano. Ecco la stazione. A misura di disabili, ascensori ancora da collaudare e manca uno scivolo per uscire dalla stazione, ma la soddisfazione per i lavori è grande. Eh, parla ehm, il ehm, leader dell'associazione dell Carrozzine Determinate, eh, Claudio eh, Ferrante. Una lunga lotta, ma finalmente ci siamo. Ora eh, Ferrovie deve garantire anche il servizio di assistenza per i eh, viaggiatori eh, con eh, carrozzina. E poi in eh, basso l'interrogazione intervenire eh, su Via Fratelli Cairoli il consigliere Di Stefano chiede al sindaco eh, lavori eh, contro gli mh, allagamenti Anco, andiamo eh, avanti e siamo a eh, Spoltore eh, riaprono eh, la eh, strada per Pianella e Fosso Fontecchio torna il traffico su Via Monterosa dopo le piogge di maggio, il sindaco di Lorito dice che entro l'estate la strada sarà eh, riasfaltata. E ora a Francavilla, piscina venduta per oltre 3 milioni, se l'è aggiudicata la società Angelo De Cesaris di Francavilla. Il nuovo acquirente assicura apertura entro l'autunno. E poi in taglio medio, Cepagatti Unita, uno sportello per le famiglie. Verso le elezioni del 10 giugno, il candidato sindaco Di Meo presenta la sua squadra di giovani ed esperti e ora in Valvestina siamo nell'area vestina, pardon, riapre la biblioteca sarà affidata al comune appenne accordo con la regione la convenzione approda domani in consiglio entro l'estate il bando per affidare la gestione del servizio apertura a settembre poi in taglio medio progetto Bussi ci prova con De Dominicis, la lista di giovani si affida all'esperienza dell'ex presidente della provincia per far ripartire eh, il eh, paese. Ecco qui il mh, gruppo oh, capitanato appunto dall'ex presidente della provincia di Pescara Pino De Dominicis in competizione a Bussi. E ora le pagine eh, di eh, Chieti, pagina 25, restaurata l'opera d'arte e il tesoro di San Giustino, la tela del XVI secolo salvata dal degrado grazie all'associazione Sacro e Profano. Tomassi, Atto d'amore per la città, festa per la riconsegna con Forte e Mencarelli e poi in basso Confcommercio in carico per Boccasini nomina nel Consiglio Nazionale dei Giovani per la titolare del nuovo albergo allo Scalo e ora a Vasto per questo gravissimo fatto di cronaca eh, di cui abbiamo parlato anche nel eh, TG di eh, due giorni fa, ragazzina eh, stuprata, altri eh, cinque sospettati, tre sono vastesi, tutti amici dei minorenni arrestati. I carabinieri indagano sul loro ruolo, famiglie eh, sotto eh, shock. Mm, poi in eh, taglio medio, eh, abusi sulle figlie, udienza a Pescara, audizioni in videoconferenza per un testimone importante residente in eh, Germania. Eh, siamo eh, in questo caso a Rocca eh, San Giovanni con il furto del eh, cosiddetto Cristo degli abissi, Cristo rubato. Anche il sindaco denuncia a eh, Rocca San Giovanni di rito, gesto ignobile. Speriamo che la statua non sia stata fusa, ricompensa a chi la eh, restituirà. E poi ancora eh, le eh, pagine di eh, Teramo, Università, che cambia il vertice. Mastrocola, nuovo rettore, eh, col brivido, testa a testa nello spoglio con l'avversario eh, Mangiamelli. Alla fine prevale con 60 eh, voti di scarto, molti eh, degli mh, studenti. E poi c'è la soddisfazione del rettore uscente Luciano D'Amico: Resto a Teramo, il mio futuro è da eh, docente. E poi. In basso, eh, Dams da eh, migliorare con i partner culturali, incontro aperto agli esterni per potenziare il corso, Besutti, finora abbiamo avuto pochi iscritti. E poi ancora eh, siamo sempre a Teramo, Sosta eh, Selvaggia, nei eh, posti dei dializzati e nel parco fluviale. La NED protesta, posteggio occupato da un'auto dell'ASL, Ciotti da tre giorni intralciato l'ingresso eh, di eh, uno eh, studio. E poi in eh, basso eh, mh, due tragedie mh, eh, che ci sono state negli ultimi giorni purtroppo nel Teramano eseguita l'autopsia, oggi funerali di eh, Giusi. Uh, manetta, e poi uh, folla e lacrime per l'addio a Ilaria. In centinaia hanno dato l'ultimo saluto alla giovane madre uh, morta nel uh, sonno. E, ehm, ehm, qui siamo eh, sulla, sulla costa teramana. Bus ehm, sulla statale Adriatica. Fermate scomode e a rischio. Fra Silvi e Pineto mancano le pensiline per proteggersi dalla pioggia e dal sole. In alcuni casi eh, i viaggiatori sono costretti ad aspettare ai bordi eh, della mh, carreggiata. E poi in ehm, rampa Simonia Silvi: critiche al nuovo sottopasso eh, pedonale, scale troppo eh, ripide. Poi mh, sempre. In tema di comunali si voterà anche a Silvi le parole del candidato del centrodestra Scordella miglioriamo il decoro di tutto il paese. E ehm, ora a eh, Roseto, un'estate con Patti Pravo, le ali, i Dick Dick e un grande del eh, jazz, nutrito calendario degli eventi allestito da Comune e Associazioni, spazio anche per cinema e sport. Segreta la star del Festival di Montepagano. Bruscia a luglio sul lungomare un cantante famoso. E ora le pagine eh, aquilane che mh, scorriamo prima di andare in pubblicità. Il caso, soldi a eh, rilento a chi è rientrato in centro. Prime grane per il bando regionale, alleanza commercianti residenti. Le proposte, riportare gli uffici dentro le eh, mura. E la mh, ricetta per ripartire è questa. Eh, decoro, arredo urbano, sicurezza e parcheggi sono le priorità individuate per la vivibilità nel cuore. Della eh, città. E poi a centro pagina, eh, chirurgia reparto nel nome eh, di Vittorini eh, in ospedale all'Aquila, l'intitolazione al professor Claudio, scomparso eh, pioniere della sala eh, operatoria. E poi ancora ehm, l'incidente ehm, nel reatino: tir giù dal. Eh, Viadotto, grave eh, camionista. Il 63enne Mariani è padre del sindaco di Castellafiume, Volo di 20 metri dopo aver abbattuto il eh, guardrail, e mh, infine eh, leggiamo. Eh, questo um, titolo di apertura di pagina a, a Sulmona, ehm, Cinghiali, i cacciatori in aiuto degli agricoltori, l'ente d'ambito territoriale offre il suo sostegno ai coltivatori per fronteggiare le incursioni eh, distruttive degli ungulati nel comprensorio. Allora ci fermiamo, eh, terminiamo qui la mh, prima parte di eh, Mattino 6. Lo spazio ora alle previsioni meteo, poi la eh, pubblicità, quindi la eh, seconda parte. Di nuovo buongiorno, seconda parte di Mattino 6 che riprendiamo con le pagine del messaggero Abruzzo. Eh, allora, cantieri e pedaggi, questo è l'argomento eh, principale, autostrade eh, e disagi eh, monta eh, la eh, protesta. Dopo eh, le lunghe code di domenica e polemica sui lavori eh, lungo, A25, eh, lungo A24 e A25, c'è cioè, evidentemente un piccolo refuso, la eh, chiamata raccolta dei... Eh, sindaci c'è bisogno di mille accessi agli atti. La messa in sicurezza potrebbe chiudersi entro giugno con qualche mese di anticipo. E poi ancora ehm, il post eh, su Facebook dell'onorevole ehm, Luigi Deramo che, che protesta in diretta contro i eh, cantieri e eh, si scatena il eh, putiferio. Questo è il eh, post appunto di Luigi Deramo. Questa vergogna deve finire e finirà autostrada dai servizi pessimi e dal pedaggio insostenibile. Questo ha scritto su Facebook il parlamentare Aquilano. E poi ancora l'altro fronte niente sconto sulle tariffe. Serve un atto ministeriale in corso opere per evitare il fenomeno dello scalinamento in caso di scosse telluriche. Poi in Basso, eh, carabinieri in Abruzzo e Molise meno reati Sarebbe consumati il batterio, il nel 2017. Oggi eh, cerimonia per il eh, 204 anniversario eh, nella scuola Allievi Frate eh, di eh, Campobasso. Poi ancora eh, siamo sulle pagine di eh, Pescara. Ho trovato il eh, batterio carne sotto eh, accusa. Un'intossicazione alimentare che ha colpito quasi 200 tra alunni e docenti delle scuole provocata dal Campylobacter. L'inchiesta si concentra sul centro cultura delle mense. Ieri nuovi sequestri del NAS. La ASL ordina la bonifica dell'impianto. Ancora molti ricoverati in tre ospedali. Si conta di risolvere l'emergenza con gli antibiotici. L'intera vicenda è ricostruita in commissione. Alessandrini e Cuzzi nel. Mirino eh, delle eh, opposizioni, poi eh, Corte eh, dei Conti e un processo penale dietro il monopolio decennale di CIR. Allora vediamo il servizio realizzato ieri dal TG6. Sarebbe il batterio Campylobacter, il germe responsabile della tossinfezione alimentare che ha interessato circa 200 bambini delle scuole elementari di Pescara. Le mense in città continuano a restare chiuse per volontà dell'amministrazione comunale che in via cautelativa ha sospeso il servizio affidato nel 2016 con Bande europeo ad un'associazione temporanea di imprese composta da Cirfood e dalla Bioristoro Italia. Il batterio sarebbe stato individuato attraverso le analisi seguite sui campioni prelevati sui primi bambini arrivati in ospedale già nella giornata di venerdì. La campileobatteriosi è una delle malattie batteriche gastrointestinali più diffuse al mondo e il suo tasso di incidenza ha superato in alcuni paesi europei quello relativo alle salmonellosi non tifoidee. Sul sito Epicentro, portale dell'Epidemiologia per la Sanità Pubblica, cura del Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute dell'Istituto Superiore di Sanità, si legge che il periodo di incubazione della campileobatteriosi varia da un giorno a una settimana a seconda dei casi con sintomi solitamente leggeri o moderati come diarrea, dolori addominali, febbre, mal di testa, nausea e vomito. Le caratteristiche cliniche con le quali sono venuti i bambini e ovviamente anche lo stato di disidratazione conseguente alla diarrea e al vomito eh, Aggiunte alcuni esami di laboratorio che sono stati fatti a tutti all'arrivo in urgenza hanno avuto immediatamente le caratteristiche di un'infezione di tipo batterico. Per cui la terapia iniziale è stata una terapia che è stata nell'80% dei casi non dico risolutiva, ma comunque ha messo in condizione i bambini di poter ritornare al proprio domicilio e poi essere assistiti anche dal pediatra di libera scelta come conseguenza. Un 20% circa è invece è stato trattato tenuto al ricovero perché il quadro clinico eh, induceva ad avere un atteggiamento assistenziale più eh, diverso e anche più complesso. Eh, però non ci sono stati casi particolarmente gravi che ci abbiano dovuto far temere qualche cosa, abbiamo dovuto qualcosa di particolarmente severo. Su quanto accaduto a cavallo della festa del 2 giugno nelle mense di Pescara, la Procura Adriatica ha aperto un fascicolo d'indagine contro ignoti. Ancora da accertare le cause del contagio, entro le prossime 48 ore dovrebbero anche arrivare i risultati delle analisi che si stanno conducendo all'interno dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo sui campioni di cibo prelevati nel centro di cottura da ASL e carabinieri del NAS. Sempre sul sito epicentro si legge che episodi epidemici di infezione da Campylobacter sono stati associati prevalentemente al consumo di acqua e latte contaminati, alimenti a rischio consumati crudi e occasionalmente a carne di pollo ma anche i prodotti freschi, se consumati crudi, sono a rischio. Contaminazione può arrivare anche da animali domestici, che possono essere serbatoi del Campylobacter e favorirne la trasmissione, mentre il contagio diretto da uomo a uomo è piuttosto raro. E restiamo sulle pagine di Pescara del Messaggero. Tante fiaccole per le donne uccise, Marina e Ludovica, ma anche Jennifer e Monia. Stasera corteo silenzioso e testimonianze in ricordo delle vittime. La partenza a Colle Marino, l'arrivo a, a Piazza eh, Salotto, dove una mattonella ricorda la ragazza accoltellata eh, dall'ex fidanzato genere. Poi Ale, l'incontro con una compagna eh, prima della morte, una traccia di DNA femminile indica agli investigatori una testa e chiave, convocate tutte le mh, amiche del eh, ragazzo. E poi ancora, eh, siamo eh, sempre sulle pagine di eh, Pescara, Isia, eh, conservatorio, guerra eh, tra eh, impiegati. L'istituto di design presiduto da Nicola Mattoscio conferma i 10 dipendenti e rende così indisponibili tutti i trasferimenti, vietato ogni passaggio in nome dell'autonomia organizzativa e amministrativa riconosciuta dalla legge quadro del eh, 99, con il dannuncio in una situazione controversa che probabilmente... Farà discutere per tutta l'estate. Poi, in taglio medio, vi eh, racconto la mia vita prima e dopo Marcinelle. A 80 anni, Maria eh, di Valerio, la più giovane delle vedove, ha deciso di scrivere un eh, libro. Avanti, siamo alle eh, pagine Aquilane. Pullman per eh, Roma e Avezzano. Dal Consiglio no eh, deciso ai eh, tagli. Approvato un ordine del giorno nella seduta straordinaria dell'Assise. La trasformazione in commerciale metterebbe a rischio i servizi eh, sulle eh, tratte. Eh, secondo Carla Cimoroni, la delibera penalizza le aree interne. Possibile spaccatura ah, all'interno del eh, PD. Poi ancora. Eh, siamo sempre all'Aquila, centro storico intesa per la eh, rinascita, esercenti e er, residenti insieme per confrontarsi con il comune. Sul tavolo a L'Aquila tutte le questioni più spinose, rientro, uffici e parcheggi. Preoccupazione per, per il bando fare centro. Poche risorse c'è chi sarà costretto a chiudere a lapere. Bisogna eh, intervenire eh, subito. E Poi ancora eh, siamo eh, in Marsica, eh, ragazze la, eh, abusate, eh, Valle Roveto in Subuglio, c'è chi nella parrocchia difende il prete straniero eh, che anni fa compite la, gli abusi, fu sospeso e poi prosciolto, ma chi svelò la storiaccia c'è un rimpallo di responsabilità, si parla di un altro sacerdote che fece scattare tutta l'inchiesta e ehm, Ora le pagine di Chiedi e Ti arrivano i big del eh, commercio e partono le nuove Te la. assunzioni. San Buceto sempre più grande l'Emporio eh, d'Abruzzo, Chiedi e o altre inaugurazioni a luglio. Euronix e Maurice cercano mh, oltre 40 dipendenti. Il comune incontra le aziende, il sindaco e l'assessore. Agevolazioni e sgravi fiscali per chi eh, assume gente eh, del eh, posto. Te la e poi ancora di spalla al eh, teatro eh, Marrucino il concerto di eh, Fitenco penultimo appunto al eh, foyer a eh, Palazzo La Zambra via eh, alle iniziative gastronomiche poi ancora eh, siamo a eh, Vasto così si è la, eh, convinta a denunciarlo la ragazzina eh, stuprata ha trovato il coraggio di raccontare tutto dopo aver iniziato a frequentare un altro coetaneo emergono nuovi dettagli All'indomani degli arresti shock, il Sindaco bisogna recuperare insieme eh, valori eh, condivisi. E poi ancora ehm, a Lanciano i dei commercianti accusano ancora ehm, nel mirino le fermate eh, dei eh, pullman. Andiamo ora sulle pagine terramane del messaggero condannato, il pirata 78enne che ha travolto e ucciso Aldo, omicidio stradale, un anno e otto mesi di pena per la morte del 32enne, l'anziano al volante di una panda, guidava contromano e poi è scappato, pena sospesa per Giuseppe Santoni, residente a Sant'Egidio, incastrato dalle telecamere di videosorveglianza. Poi di spalla, ecco qui Dino Mastrocola, nuovo rettore. Dell'Università eh, Terra Mana con 262 eh, voti contro 202 ha avuto la meglio su Stelio Mangiameli, ordinario di eh, diritto eh, costituzionale. E invece a ah, eh, Giulianova, crolli le eh, case eh, Ater, eh, perdono. Pezzi, eh, non c'è pace per le palazzine del quartiere annunziata, I residenti segnalano il distacco di cemento e travertino. Abbiamo paura per la nostra incolumità, dicono le famiglie, puntando il eh, dito mh, contro la mancata manutenzione eh, dei eh, balconi. Poi sempre a Giulianova detriti eh, spiaggiati al posto della torretta di salvataggio, multa di 700 euro eh, ai eh, bagnini. Lasciamo il messaggero, andiamo a sfogliare ora ehm, anche le eh, pagine della città, il quotidiano della provincia di Teramo e partiamo da pagina eh, 5 con eh, Dino eh, Mastrocola, eh, vince la continuità, chiaramente l'argomento è il eh, nuovo rettore dell'Università di Teramo, a novembre il eh, prorettore di Agraria succederà a Luciano D'Amico e resterà in carica fino al 2023, eh, Mastrocola man eh, batte Mangiameli. Per 60 voti il Costituzionalista si congratula e si mette a disposizione del prossimo Rettore. Qui ci sono i numeri della vittoria con i voti ripartiti tra i docenti, hanno votato in 217, poi 206 gli amministrativi al voto e 96 gli studenti con Mastro Cola che segna il maggiore distacco soprattutto con gli studenti. 64 a 15, eh, molto più contenute le altre distanze ehm, nel voto tra i docenti e gli eh, amministrativi. Ecco, in questo caso vediamo i due eh, competitor Mastrocola e eh, Mangiameli. Possiamo andare eh, avanti, pagina 6, eh, parcheggiato in eh, psichiatria, aspettando la comunità, il minorenne che ha aggredito il compagno della madre in via Po finisce al centro di un caso di giustizia, ehm, il, i giudici del riesame hanno deciso le eh, dimissioni immediate da psichiatria a causa dell'assenza di una eh, diagnosi. Ehm, pagina Sette, una folla addolorata ai funerali di Ila. Ieri, al Sacro Cuore, l'addio a Ilaria Scarponi, la madre di 33 anni, stroncata nel sonno da un infarto. E poi ancora le imprese di CNA, faccia a faccia con i candidati: ricostruzione, sgravi e rilancio del commercio. I temi più dibattuti. Teramo, città devastata. Ecco alcuni momenti dei confronti tra i candidati a sindaco della città di Teramo ieri in CNA. E a proposito di candidati, una di queste è Paola Cardelli, Cardelli una campagna elettorale differente, la candidata a sindaco della sinistra per Teramo interviene senza fronzoli sui problemi irrisolti della città. E poi in basso un occhio di riguardo per Colle Atterrato a chiederlo al candidato Giancarlo Morra e eh, fare fronte Abruzzo. Proseguiamo a, a Teramo, serve un Disability Manager, Barriere Architettoniche, Assistenza e Libertà Civile. Italo Di Giovine propone la ricetta eh, Teramo 3.0. E ora mh, le eh, notizie eh, dalla provincia: mh, conosciamo meglio il lupo con il Wolf Tour, grande successo mh, per il progetto scientifico nato a Teramo, attorno alla conservazione del Canis lupus italicus. Lo scopo. Osservazioni dirette sul campo, supporto agli enti, agli agricoltori e alle associazioni di categoria, convegni, incontri per migliorare e ridurre i possibili conflitti tra uomo e grande predatore. Poi ancora a Tortoreto l'anziano eh, che uccise il regbista ha patteggiato 20 mesi di pena Aldo Pinuccio di Monte, 32 anni, morì lungo la bonifica del eh, Salinello l'anziano alla guida della Panda ha sempre sostenuto di non essersi accorto eh, dell'impatto e poi ancora a Giulianova il sindaco cerca di sbloccare il eh, divieto a nord del Tordino è vietato fare il bagno lungo 360 metri di eh, arenile e sabato partirà il servizio di raccolta dei rifiuti spiaggiati destinato agli stabilimenti balneari. E poi ancora a Roseto Movida eh, Molesta d'Aspo Estrema Razio. Il sindaco invita i locali a consorziarsi per assumere vigilanti privati. Il problema in centro si riproporrà a partire dall'autunno, subito dopo la parentesi estiva eh, del eh, lungomare. E ora eh, la pagina dello eh, sport con il rinnovo per l'allenatore del Teramo Giovanni Zichella che guiderà la squadra il prossimo anno dopo che per eh, buona parte dell'ultima stagione è stato il vice ehm, dell'allenatore asta e poi è diventato capo allenatore in occasione dell'ultima giornata di campionato zichella eh, ufficiale eh, mai avuto alcun eh, dubbio eh, tecnico confermato sentivo la società sapevo che sarei rimasto eh, salta però la eh, conferenza stampa arrivato nel tardo pomeriggio di ieri il comunicato ufficiale della società biancorossa che tuttavia non prevede alcun incontro con la stampa ora il diavolo può iniziare a lavorare e tra i nomi in caldo ehm, che eh, erano in pole position in caso di permanenza di Zichella a Teramo, eh, l'attaccante della Pro Sesto eh, Luca Di Renzo. Eh, sarebbe il primo obiettivo del diavolo per il reparto avanzato del prossimo anno eh, di Renzo, che è stato mh, giocatore in passato proprio eh, di eh, Zichella. Eh, lasciamo eh, la città ha rapidamente uno sguardo eh, sulle tre testate nazionali sportive. Anche in questo caso ovviamente eh, grande spazio all'impresa del palermitano eh, Marco Cecchinato, e qui siamo sulla gazzetta eh, cec eh, c'è che è impresa al Roland Garros, Cecchinato gioca un tennis stellare, batte eh, Djokovic in 4-7, un italiano in semifinale 40 anni dopo Barazzutti, il palermitano. Uh, affronterà uh, venerdì l'Austriaco Team e adesso uh, Sogna, poi uh, sotto la uh, testata questo gioco di parole Ui per Gigi uh, you, uh, destini incrociati, Buffon in cassa una squalifica lieve dalla UEFA tre giornate, pronto per Parigi Perin è già a Torino e potrebbe ereditare la maglia numero uh, uno e poi di spalla il menù uh, Spalletti, Brozovic e Perisic possono uh, partire a giugno servono 45 milioni per l'Inter e qui mh, ci sono alcune delle richieste di Spalletti, Nainggolan, Chiesa, Dembele, Strotman, Malcolm e eh, Rafinha. Andiamo ora a vedere il Corriere dello Sport, Fantastique. questa è l'apertura, Cecchinato ci fa impazzire al Roland Garros, steso eh, Djokovic da 40 anni, un italiano non era semifinalista a Parigi, 4-7 da batticuore con due tiebreak leggendari e venerdì, Tim ehm, sotto la testata, l'orgia del portiere, Alison Perin, Donnarumma, Leno, Lunin, il dominio dei numeri uno esalta il eh, mercato. E ora... Um, il uh... la prima pagina di tutto sport che apre con questo immenso riferimento sempre a, a Cecchinato e poi eh, di spalla Euroscalata Juve Pogbao Milinkovic per salire sul podio il toro accelera Andong è caldo, mh, verissimo eh, che è caos e poi Romagnoli sposa il progetto Milan resto per vincere mh, il difensore prolunga il contratto fino al 2022 e ora torniamo sui quotidiani locali eh, siamo eh, sul... Eh, centro, ovviamente calcio mercato in primo piano, Pescara, idea Scognamiglio, il Parma valuta Brugman, Gagliolo, pista difficile, il Defino pensa all'esperto difensore del Cesena, gli Emiliani puntano l'Uruguayano, Pettinari finisce nel mirino del Lecce, poi in basso le parole del DS, ehm, ex Palermo, reduce dall'ultima esperienza a Palermo, Fabio Lupo, Capone e Culibali. Ecco da chi ripartirei. Pillon ama allenare, fa il suo lavoro con passione. Tenere Brugman sarebbe. Un eh, miracolo, e poi ancora eh, Zichella, eh, Teramo e eh, l'ora eh, del eh, rilancio. Accordo per un anno: il tecnico vorrebbe proietti del eh, Pescara. E poi questa eh, altra eh, notizia eh, eh, di ieri: eh, De Cecco entra nel Giulianova con Bartolini via la trasformazione eh, del club da SD a, a SRL per favorire l'ingresso dell'ex eh, presidente eh, del eh, Pescara. E poi ancora. Ora allora, andiamo nella pagina del calcio a 5, ecco qui eh, Lima e eh, l'Urlo eh, tricolore. Ora chiudiamo i conti stasera eh, 20 e 15 al Pala Giovanni Paolo II, gara 4, il capitano dell'Ital Futsal ci crede. Dobbiamo trasformare i sogni in realtà, ma occhio al rientro di eh, Borca eh, Blanco. Eh, e poi parla l'allenatore che più si era avvicinato allo scudetto con l'acqua e Sapone, Massimiliano eh, Bellarte che dice è diverso dalla finale del 2014. Ora c'è tutto per vestire il tricolore. Allora la pone perse eh, lo scudetto in gara 5 in casa al eh, Palaroma. L'aspetto psicologico è fondamentale, il vento spira a favore dei eh, nerazzurri. E ora eh, il eh, messaggero, rapidamente con le pagine dello eh, sport, un eh, triumvirato per eh, ripartire. Eh, contratto. Biennale a Pillon, confermati anche Repetto e Leone, Brugman in partenza verso Parma che offre la punta di Gaudio gradita al Mister. Poi le parole di un ex eh, difensore del Pescara come Filippo Petterini, Balzano è una garanzia eh, per la eh, categoria. In Serie D, l'Aquila, il nuovo oh, DG, arriva dalla Serie A. Just ha ottenuto l'assenso, ma prima eh, bisogna costruire una solida base. Domani, assemblea per il CDA eh, concordato. E quindi per quanto riguarda il calcio a 5, acqua e sapone scrivi la storia, questa sera alle 20.15 al Palla Giovanni Paolo II di Pescara gara 4 per lo Scudetto, se si batte la Luparense è trionfo tutto esaurito già da ieri per il team abruzzese che vuole il titolo per la prima volta. E poi per il calcio di serie C, Zichella Teramo non avevo dubbi sulla conferma. L'ex vice di Asta guiderà la squadra. Conosco i problemi. E poi per la serie D Avezzano Deramo richiesto da tre Big di Serie C che sono Livorno, Monza e Pordenone, anche se effettivamente il Livorno ora è neopromosso in serie B. Monza e Pordenone sono invece in C è di spalla per il basket Roseto i tifosi temono adesso l'effetto Veroli, ma gli accordi dopo la fusione sembrano diversi e poi anche sul Messaggero leggiamo appunto di questo ingresso di Peppe De Cecco nella compagine del Real Giulianova. Ci fermiamo con l'edizione odierna di Uh, mattino 6, vi ricordo gli appuntamenti con il nostro notiziario, il TG6, um, le edizioni delle ore 14, delle ore 19 e delle ore uh, 23. Grazie a Maurizio da qui in regia e grazie a voi per la cortese attenzione. Buona giornata.